Buonasera, non abbiamo gli applausi falsi, ma siamo noi. Noi siamo dietro chiaramente a quelle che sono le direttive di questo nostro Stato, anche perché poi vedo che qui siamo quattro gatti, poi stamattina qualcuno mi raccontava che c'erano autenticamente delle sardine sulla metropolitana, uno attaccato all'altro perché non c'era posto. Quindi delle due l'una, non si capisce perché poi in metropolitana puoi fare questa cosa e qui ci mettiamo tutti a un metro, senza pubblico, senza nessuno, ma non è questo il problema, è che mi sembra proprio che siamo dilettanti allo sbaraglio. Poi le cose chiaramente devono andare avanti, noi continuiamo a parlare dell'effimero, come è il calcio, ma è anche giusto ricordare che senza l'effimero si muore. Cosa vuoi fare? Casa e bottega, non lo so. Serve anche la passione, serve anche emozionarsi per dare un senso alla vita, altrimenti che cambia fa, direbbe qualcuno. Allora, torniamo invece alle cose nostre, dove io continuo ad affermare, come lo faccio dall'inizio dell'anno, secondo me questa Roma avesse avuto fin dall'inizio i suoi uomini, i suoi giocatori a disposizione, con questo fiorfiore di allenatore e con il suo direttore sportivo, molto probabilmente questa squadra sarebbe al pari delle prime tre della classifica. Ma nella maniera più assoluta io ne sono convinto. Il valore della Roma è un valore eccelso. Nonostante tutto quello che è capitato, 8-9 giocatori di meno, altri si sarebbero tagliati le vene non sapendo cosa fare, la Roma ha tenuto botta fino a dicembre, poi giochi sempre con gli stessi, qualche cosa cambia, qualche cosa si inceppa. Però abbiamo visto i giocatori di meno, che giocatore straordinario che è, abbiamo visto i nostri giocatori, di che categoria e di che qualità sono pregni. Allora noi a un certo punto dobbiamo dire forzatamente delle cattiverie, dobbiamo dire che la Roma ha sbagliato tutto, che questo è stato fatto e non fatto. No, io insisto nel ricordare che la Roma sicuramente se la sarebbe giocata in questo campionato, avesse avuto il suo Zaniolo, avesse avuto il suo Diawara, avessi avuto questo Mkhitaryan, avessi avuto Pellegrini, avessi avuto tutti quelli che sono i suoi giocatori in condizioni ottimali, la Roma sarebbe stata sicuramente tra le prime tre di questo campionato. Adesso vediamo quello che succederà. Si giocherà a porte chiuse, poi bisogna vedere poi per quello che riguarda la UEFA, per quello che riguarda l'Europa League, cosa faranno, perché probabilmente lì si andrà in Spagna. E in Spagna tu giochi col pubblico, poi vieni qui, che fai? Allora, se ci fosse una giustizia vera e reale, magari si dovrebbe giocare senza pubblico lì, visto che qui sarai obbligato a farlo. Cioè la Roma deve dare dei vantaggi un po' a tutti, come succede anche nel campionato. C'è chi giocherà, chi ha giocato con il pubblico, e tu sarai costretto a farlo senza. Voi pensate che non sia una mossa, che non sia anche quella una forza? Vediamo quando questo coronavirus, che anche qui insomma ci sono paesi che non hanno fatto tamponi da nessuna parte, io non lo so, in aeroplano fanno un metro con l'altro, in treno fanno la stessa identica cosa, non so dove si andrà a parare. E al ristorante che fai? Non ci vai al ristorante? Che ti mettono a 10 metri l'uno dall'altro, che ne so, moglie e marito a 2 metri, oppure non ho idea. Guardate, c'è una tale confusione, sembra veramente di essere dilettanti allo sbaraglio, ma per fortuna un'emozione, una passione, un poter pensare che qualcosa domani potrà migliorare, non soltanto con la vita di tutti i giorni che è veramente diventata acida, perché c'è gente che sta saltando per aria, perché non girano soldi, non gira niente, si sta bloccando tutto. E allora per tutti noi,
anche chi ha una valanga dei soldi potrebbero arrivare dei problemi grandi che di più non si può. Però vi passo a presentare gli amici di sempre: Lamberto Leonardi, immarcescibile. Buonasera. Simone Altobelli. Buonasera a tutti. Marco Piccirilli. Giacomo Spalletta. Buonasera. Poi abbiamo la nostra Eleonora Kim Monti. Buonasera la a tutti. Nostra Simona Novelli, il maestro dei maestri, sto parlando ovviamente di Riccardo Antonelli, l'uomo dalle 19 trasferte in Canada, uno che ha portato la voce non solo sua ma anche quella che ricorda il grande, il maestro Claudio Villa. Ecco, quello è Riccardo Antonelli, sta con noi. Poi lì c'è un ragazzo che lui poi ce lo dirà chi è, tanto due parole perché è giusto, se no veramente succede quello che non deve succedere. Detto questo, andiamo in pubblicità e poi rientriamo, avremo due collegamenti, sicuramente uno con Giancarlo Dotto intorno alle 9:30, poi intorno alle 10:10:05 avremo anche Luciano Moggi per sapere quello che è il loro pensiero su quello che sta capitando e succedendo adesso. Andiamo in pubblicità, se sei d'accordo, Leo. Poi che fare? Per ricominciare o che cosa? La bacchettata utile per tenere la coda fra le gambe, abbassare il capo e pensare a quelle che sono le priorità, in questo senso, sembra. Perché Nate Libere, il titolo del tuo libro? Ma perché sono 27 ritratti di donne, ancora più che libri direi coraggiose, donne che uno di quei libri che puoi tenere sul comodino come un manuale di pronto soccorso, sia per le donne che per gli uomini. Sono tutte donne che hanno affrontato prove molto difficili, donne famose e anche meno famose, che hanno affrontato prove difficili come uomini sadici, come situazioni, lutti estremi, situazioni difficili nel mondo del se non del ci lavoro. Fossero le donne saremmo rovinati. Io voglio fare questa domanda a tutti voi, a tutta la componente maschile presente nel tuo studio e anche a quelli a casa. Faccio questa domanda: se noi andiamo a cercare i ricordi più forti, più intensi, sia nel bene che nel male della nostra esistenza, probabilmente c'è una donna dietro. Questo è fuori di ogni dubbio. Delle gioie e delle sofferenze più forti. Quindi, fuori di ogni dubbio. Me le permetti due domande, una da Simone Altobelli e l'altra magari da lui, Lamberto Leonardi, sul calcio? Oppure ti vuoi squagliare? Certo, vai, no. Simone. Il grande dottore lo conosco da molto tempo, per nome non ci siamo mai presentati, però ha detto una cosa bellissima, e quando sono la sua vacanza è lo scrivere, no? Sì. Si libera dalla mente, e a me lo fa allo stesso modo quando leggo. Vieni. Lo dice no, anche quando Marco leggo Cicini, è diverso, no. Quando leggo sto nel mio mondo e mi apro delle porte mie. E mi fa star bene. Però, lui ha detto una bellissima cosa, ha detto: quando scrivo sono in vacanza. Ma non so se quando va in vacanza scrive oppure penso che abbia. Io lo penso, vado a trovare in Maremma. Posso, dottore? Penso che abbia detto la cosa che quando scrive sta in vacanza, che ti libera. Complimenti. Grazie, sì, le due cose devo dire coincidono. Leggere, esatto. E scrive, anzi, devo dire che quando uno scrive un libro poi il libro viene completato da quelli che leggono, perché esatto. Quelli che leggono poi no, ti raccontano quello che hanno provato, ti raccontano, e questo diventa il completamento del libro. Il mio libro si completa nel momento in cui chi lo legge me ne parla, insomma. È l'emozione che provo io quando leggo, ad essere libero. Ma così tu mi stai meravigliando in positivo. Letto. Non lo terribile. Sapevo, ho sempre letto. No, Simone Altobelli, lei mi sta veramente. Letto io, mi sta sconvolgendo la vita questa sera. Lamberto, hai una domanda per Lamberto? Ma io invidio quello che fa a un certo momento. Perché è una cosa, è una cosa stupenda. Vorrei farlo pure io, però ma non tu so. Vai 3, ma non sono capace. Russia, dai, lui non può andare in Brasile adesso. Che ma certamente, ma io lo invidio, ti prego. Noi ce ne andiamo anche in Portogallo con Giancarlo. Certamente. Sì, ma non è che per scrivere bisogna andare in Brasile o in Portogallo. No, ma pure a Zagarolo lo puoi fare. Termine qui a testaccio. Come no? Adesso. Se una virgola va bene, Spalletta. Volevo fare una
Sì, vai. Buonasera direttore, se sono Giacomo. Domanda gliela fai anche tu, non c'è problema. Le volevo chiedere, sì, ieri c'è stata l'assemblea di Lega, no? Giustamente si è parlato anche della possibile sospensione del campionato se qualche giocatore o qualche affine, qualche diciamo dirigente abbia il coronavirus. Lei cosa ne bloccano, pensa? Bloccano tutto chiaramente, che fanno? Ma sai, non è una cosa, io torno a quello che ho detto prima, quello che ha detto Klopp, non è che né io, né lei, né chiunque in questo studio può esprimere un'opinione di questo. Se esce fuori che un personaggio, protagonista del calcio, ha il coronavirus, il problema lì scattano delle procedure assolutamente inesorabili, che sono la quarantena, eccetera, e questo porterebbe fatalmente perlomeno a una sospensione radicale del calcio. Dopodiché tutti gli scenari sono possibili. La ringrazio. Allora, l'ultima te la faccio fare da Marco Piccirilli, che è un allenatore ovviamente di quelli rampanti, li fa correre, insomma. Vai Marco. Buonasera intanto. Io volevo trovare lo spunto sullo spirito provocatorio che c'ha Giancarlo Dotto, chiedendogli quali sono le prospettive che vede nel futuro della Roma con questa nuova proprietà che sta alle porte. Ma guarda, appena finito di scrivere un pezzo che uscirà domani sul Corriere a proposito di questa transizione di proprietà che ancora, da quello che mi risulta, non so se voi avete notizie. Sì, praticamente sono i preliminari per la firma, però credo che si farà stasera e domani. Però diciamo che la firma che slitta, manca la firma, c'è cioè questi dettagli che poi nel calvario del tifoso romanista diventano sempre tempi biblici, insomma, è uno stillicidio. No, che io sappia no, perché sono lì proprio, ormai siamo agli sgoccioli, perché è tutto quanto abbastanza concordato, non ci sono dei nodi da sciogliere, perché gli accordi erano quelli che adesso stanno cercando come di mettere in atto. Come sai, carissimo, il nostro rapporto si regge anche sulla differenza tra il tuo ottimismo innato e il mio pessimismo, che però, scusami, è vero. Nel caso della storia romanista forse è ampiamente giustificato. Come no? Consentimi di essere ancora un po' pessimista, non tanto sulla chiusura, ma sui tempi. Certamente il tifoso romanista ha un bisogno estremo di immaginare che questa svolta accada, perché in questo momento Pallotta è già il passato, Fredkin è ancora il futuro per quanto imminente. In questo momento la Roma non ha un presente, quello che manca presente, che non è un dettaglio. Insomma. Speriamo che domani si diradi la nebbia. Pensi che pure questo coronavirus può a un certo momento raffreddare certi entusiasmi? Perché io prima questo qui, prima da mettere la firma, l'ha messa la firma, no ancora? No, la firma adesso è tutto pronto, è tutto pronto stasera, se non domani. Poi magari c'ha ragione chiaramente l'esperienza di Giancarlo Dotto, che come pessimista vince sempre lui, però ogni tanto c'ho ragione pure io, vediamo che succede. Ma ecco, hai detto bene. Cioè, la firma dei contratti preliminari ancora non c'è. Che io sappia la stanno mettendo in questo momento, ma è ore che... È un momento che dura da ora intanto. Certo, perché lì lo sai, no? Adesso sono le... Scusami, che ore sono? Mazza, già 9:35. Lì sono le 3:35. A New York dovrebbero stare, sono... Sette ore, no? Sì. Vediamo che succede. Intanto è chiaro che se vinco io andiamo a mangiare da Nosari, se vinci tu andiamo a mangiare da Nosari ugualmente, va bene? E facciamo anche un giro dalle streghe lì dal nostro amico Alberto. Ti voglio bene, Giancarlo. Chi paga? Chi paga? Facciamo anche ingoi e te che ci abbiamo sto problema. Ti voglio bene, Giancarlo Dotto. Saluto a tutti voi, un saluto. Hola, mio amico, un abbraccio. Allora, dopo Giancarlo Dotto noi andiamo in... Non lo so se sentire Riccardo Antonelli. Che dici, Leo? Possiamo sentire Riccardo Antonelli quando andiamo in pubblicità? Sì. Sì, allora, intervistami lui, di come si chiama, da lontano, devi stare un metro però. Sono così. Giacomo Verdecchia. Devi dirlo più forte. Sono Giacomo Verdecchia. Sì. E ho 14 anni. Sì. E sei alto, uno? 1,85. Sì. A 14 anni. Io vorrei sapere tuo padre che cosa ti ha dato da mangiare, però quello è un altro discorso, poi tua madre specialmente. E gioco alla Viterbese. Giochi con la Viterbese, magari arrivi pure alla Roma, c'è Spalletta che è pronto per incassare,
No, perché quello è avido, io davvero. No, il ragazzo ha molte richieste, lui si deve pensare ad allenarsi, giocare e divertirsi. Quello io lo dicevo a quattro occhi, adesso io sto facendo un altro coso. Tutte e due smettetela, un ragazzetto, via, dai, non sta a mettere paura, quello cambia, va a giocare a pallavolo. I giocatori, vabbè, quando giocavamo noi, la cultura che c'è adesso non c'era prima, Antonio? Sì. Adesso i giocatori parlano cinque lingue e sanno. Prima sapevamo niente, manca i lingue. Prima sapevamo manco se lei ha un futuro, sì. Terzino destro. Pure. E me 1,85, terzino destro, 14 anni. Tu dici che cresce ancora? Guarda, la stima che abbiamo fatto sul 1,90-92. Tu hai fatto pure questa stima? No, ho fatta io, ha fatto un dottore. Sei di un'avidità, guarda, è una cosa incredibile. Adesso il calcio li riprende tutti così. Dimmi che cosa ci canti, perché quello sennò così continui. Ho visto questo bel vestito rosso e quindi mi è venuto in mente di far Granada. Tu mi cominci a entrare nel cuore. E la dedichiamo anche a Eleonora Kim Monti. Certamente. Hanno firmato? Vai con Granada! Per me personalmente ne ha fatte tante, però adesso voglio parlare da Roma. Io adesso vorrei dire una cosa, se tutte le, invece da far parlare tutta questa gente che non capisce niente di questa malattia, di questa cosa, dovrebbero parlare un po' a gente che è competente, perché qua ci sta una gran confusione, hanno messo un allarme tutto, non è la prima e non sarà manco l'ultima che verrà. Non sa né la prima né manco. Ricordate che nell'88 è uscita l'HIV. E che cosa hanno fatto per l'HIV? Stavamo nel 2020, hanno dovuto solo farmaci. Il vaccino ancora non l'hanno trovato. Ne sono uscite tante di malattie. E sembra che ci vorrà un annetto prima di trovare l'antidoto giusto, diciamo, a questo virus. Però. Ma noi siamo andati da poi di ci vuole un annetto. Noi dobbiamo parlare a scienza, non possiamo parlare a tanta gente. Io sento tante volte i politicanti, ma che cazzo, che ne sanno di questa cosa? Niente, che ne sanno? Io poi, ho vissuto la vita mia. L'ultima classe politica è assolutamente ridicola, al di là di tutto, non c'entra niente. Perciò parliamo della magica. Meno male che c'è a Roma. A me l'unica cosa che mi viene ancora è che ci sta la magica. Però dire una cosa. Hanno sfalsato questo campionato. No, non capisco l'ultima parola, scusa. Hanno fatto una gran confusione, aperta le porte, poi vanno al cinema, poi adesso un po' salva una persona. Che fa? Come hai detto che mangio con mia moglie, che faccio? Sono tu mai realizzato. Anche noi, diamo la verità come stanno veramente le cose. Purtroppo c'è stato questo problema, bisogna affrontarlo. Ma il problema c'è sempre. Tu come te la senti invece? Tu, personalmente, come te la senti? Io sono uno che nella vita mia ha fatto tanti danni, ma adesso ringrazio Dio, sono 30 anni che sto bene, ho l'HIV, convivo con l'HIV da 30 anni e non vissere tanto. E non devi cambiare, devi continuare così. No, ho cambiato tipo di vita, ho sempre, da quando sono uscito dalla comunità di Don Pierino, ho sempre lavorato. Ho sempre cambiato. Adesso ultimamente da 5 mesi a parte mi è venuto pure un tumore. C'è un tumore al fegato. Ma questi sono tutti. Magari batti pure quello, no? Perché no? Sì, no, io lotto sempre. Quelli da Roma sono capaci di fare delle cose incredibili, no? Perché la passione, la fede, l'emozione, a tutto serve per lenire e magari anche per eliminare il problema. Uno deve pensare così, perché se pensa che ogni volta che un male ti colpisce che sei finito. E allora veramente la vita è finita. Invece bisogna lottare, come fai tu? Io sono sempre, sono 30 anni, però questo dì, io però ho detto un'altra cosa, parlando del sport, perché queste sono cose che fanno parte della vita, purtroppo non possiamo farci niente. Io da quando ti seguo tante trasmissioni, lo Sky, io non ho più sentito un dirigente da Lazio, un allenatore o chi per loro, non hanno più parlato di arbitri. Com'è? Non ti so rispondere, ma ti faccio rispondere da qualcuno di loro. Io intanto ti do un abbraccio forte, non mollà, continua a lottare come hai sempre fatto. E se non sei da Roma, ma che campi fa? Ciao, grande. Ciao, grazie a te. Ciao, buona serata. Vuoi rispondergli tu? Ma io, guarda, non ho capito niente. Perché ti dico la verità. Domanda specifica.
Abbiamo capito. La domanda, che domanda ha fatto? No, la domanda è che lui sta lottando, c'ha un brutto male. Sì, sì, ho capito. E continuerà a lottare come ha fatto sempre. Certo. No? Questo. Che è quella fuori discussione, se ci convive lotta da molti anni una cosa, ma certo, devi sempre lottare, gamba, no, non se ne dà mai per vinto, se se dà per vinto è finita. Questo volevo sentire dire. Io l'avevo capito, non l'avevo capito. Lei è d'accordo? Sempre d'accordo, questo ormai è pericoloso, è pericoloso perché è sempre d'accordo. Non sapevi che leggevo, sì. Anton Chekhov dice, la mente due punti, che fa sani o malati, tristi o felici, ricchi o poveri. Tu mi stai sorprendendo, lo stai facendo apposta. Neanche Spalletta che era riuscito a farmi arrivare così. Dico bene? Dimmi che so, dammi, leggimi due sms. Mo arrivo, sì. Da più parti danno per spacciata la Roma contro il Siviglia. Io non sono affatto d'accordo. Abbiamo io tutte le carte in regola chiunque per passare il turno. Marco da Ostia. Io sono con Marco da Ostia. Mi gioco la cena con te che la Roma passa già il turno. Già me ne paga una. Porco Giuda, sei arrivato con strozzi e bocconi, in te pareva vero, manca a te, dai. Tu ce l'hanno rubato pure quello. Comunque facciamo pari, dai, ancora uno. Ciao Antonio, io trovo che giocare le partite a porte chiuse sia la soluzione più giusta ed imparziale per tutti. Livio da Trevignano. Livio da Trevignano, giallo rosso. Allora, a lui ho chiesto. Ce l'abbiamo già? Luciano, buonasera, come stai, Luciano Moggi? Io bene, voi? Noi siamo, noi stiamo benissimo, non si può dire una cannonata con quello che capita di questi tempi. Come lo stai vivendo sto coronavirus, Luciano? Lo sto vivendo come tutti, cercando di non prenderlo. Sicuramente no. Allora, qui c'ho Lamberto Leonardi che conosci, poi c'ho Simone Altobelli che dice che tanti anni fa era un giocatore che ti piaceva tantissimo, non so se te lo ricordi, ma credo di sì, perché non perdi mai colpi, si ricorda tutto. Ci siamo conosciuti a Caserta con Rico Fedele nell'88-89. Mi ricordo. Ti ricorda tutto, la facciaccia tua, hai capito? Lì abbiamo anche Marco Piccirilli e poi abbiamo anche Spalletta che continua con sto giocatore e quando è, quando non è, ma io lo so Ma adesso tra un mese comincia a diventare il tempo giusto. Hai capito? Tra un mese è il tempo giusto. Cerca di stare tranquillo. Lamberto, hai una domanda per il prode Luciano Moggi? Anche perché io non so, se ti chiedo qualche cosa tu vai giù a tavoletta, Dico semplicemente una cosa. Luciano, ti sembra regolare sto campionato? Eccola, vedi, mi ha rubato la domanda. Sì. Adesso comincia a non essere regolare, però ora vediamo un po'. Con la ripresa, d'altra parte qui lo sbaglio l'ha fatto il Presidente della Lega, perché nel momento in cui qui ci vuole mano ferma e testa giusta da parte di chi deve dirigere un ambiente come quello del calcio, e quando un Presidente nella stessa giornata fa giocare 4 partite e ne rinvia 6, praticamente ha sbagliato in partenza del modo con cui si può complicare un campionato, e lui ci è riuscito, e adesso il campionato per poter proseguire non può che andare avanti a porte chiuse. Eh certo, non ci sono altre strade. Poi un'altra cosa, Luciano, sì. Ma se uno è sospeso il campionato, però si allenano uguale, no? Giusto? Ma se poi malà qualche giocatore allenandosi così. Si smette tutto, così poi andiamo tutti a passare le pecore. Vedi, c'è un problema. Il calcio è un po' strano, no? Se voi avete visto, praticamente la Serie A ha rinviato 6 partite, la Serie B si è giocato tutta la giornata. La C ha fatto giocare il girone meridionale. Tipo coglioni allo sbaraglio, no? E gli altri due gironi praticamente non sono stati effettuati. Ci voleva praticamente chi, come per esempio Gianni Petrucci, per dirne uno, che appena ha sentito odore di poter andare in conflitto con quelle che erano anche le disposizioni, ma soprattutto la salute pubblica della gente, ha chiuso completamente la giornata. Quindi non ci sono state polemiche perché tutti sono stati fermi, questo è il punto importante. Quindi Del Pino ha sbagliato prima, dopo e durante. Adesso deve rimediare. Boh, speriamo che ci riesca. C'ho BAFTA?
c'ho Simone Altobelli, e mo' te stai già avendo dai fagioli, come senti Luciano, te schioppi. Simone. No, volevo sapere solo un giudizio su Fonseca, che io lo stimo molto, l'ho visto lavorare, è bravissimo dal mio punto di vista. Volevo sentire un giudizio da parte sua, è il giovane più interessante della Serie A. Ma Fonseca mi sembra che abbia cominciato bene, cioè abbia cominciato, si è introdotto abbastanza bene nel campionato italiano, poi ha avuto la sfortuna di avere la squadra falcidiata da infortuni, quindi è difficile, la classifica della Roma magari soffre di queste cose qui in questo momento, però io penso che Fonseca sia un ottimo allenatore e credo anche che abbia carisma sufficiente per essere seguito alla lettera dallo spogliatoio, almeno da quello che si vede trasparire quando i giocatori sono in campo. Spalletta. Direttore, buonasera. Le volevo dire, Timo Werner, come lo vede in Serie A? E chi lo potrebbe acquistare? Chi lo potrebbe acquistare è un discorso un po' complesso, anche perché qui dipende dalle sostanze economiche delle società di calcio, ma a prescindere da quello, praticamente da chi ha bisogno del ruolo preciso. Io credo, perché anche perché io sono tra quelli che sostiene che non tutti i giocatori bravi sono adatti per una squadra. Io per esempio, per dirne una, per fare un raffronto e per far capire la mia idea, avevo un campionissimo Baggio, il quale praticamente voleva giocare dietro le punte, e quando andava in campo praticamente faceva cose straordinarie o non faceva niente, però non dava mai la palla ai compagni, e io ho dovuto vendere Baggio proprio per le caratteristiche che non andavano d'accordo con le altre due punte. E ho detto a Baggio, mentre lo vendevo, gli ho detto: guarda che se tu vai in una squadra dove ti fanno giocare prima punta segnerà tantissimi gol, e infatti l'ho andato a Brescia e è diventato anche il capocannoniere. E chi può discutere la tua conoscenza calcistica? Allora, fermate tutto. Simone Altobelli aveva una domanda per te, Luciano, tipo no, qual il è il giovane più interessante? Che lui è un grande scopritore, insomma, di talenti, che può mantenere un trend in Serie A a certi livelli, insomma, il giovane che le piace di più. Ma i giovani interessanti ce ne sono, ripeto, bisogna guardare quello che praticamente stanno facendo e come si mettono nelle squadre di calcio. Per me, per esempio, un giocatore interessante è quello del Brescia, su questo non c'è dubbio. Prego? È d'accordissimo, d'accordissimo con te. Non ho capito. È d'accordissimo con te, Luciano. Sì, no, ma poi ci sono anche altri giocatori bravi, tipo Barella, per esempio. Barella è un giocatore che è andato dal Cagliari all'Inter e non è un sorto da poco, si è introdotto per titolare, alla giovanissima età gli permetterà praticamente di migliorare con l'esperienza e potrà diventare un giocatore non interessante ma un campione sicuramente. Quindi bisogna vedere la collocazione che viene data ai giocatori, perché se per esempio Barella avesse continuato a giocare nel Cagliari probabilmente aveva una visione del calcio diversa da quella che ha adesso e allenatori diversi da quelli che c'è ora, quindi è una questione un po' di lana caprina. Quando però parliamo di pane e pallone, quando parliamo di pane e pallone, indubbiamente è un giocatore interessante. Com'è interessante il lato che vi ho detto. Torno a dire pane e pallone, perché qualsiasi cosa io non lo so come fa ad avere una così larghezza di vedute e di interessi nel pallone. Sei fantastico su questo, Luciano, non hai limiti. No, l'ultima, no. Marco Piccirilli per te. Buonasera direttore. Alla luce del cammino di Conte all'Inter, si aspettava qualcosa di più o ha fatto quello che si pensava potesse fare con quello che aveva a disposizione? Beh, inizialmente lui aveva una squadra ridotta, su questo non c'è dubbio. Adesso magari qualche risultato non è venuto proprio per effetto di giocatori che giocavano tutte le partite costantemente, quindi affaticati in certo momento. Adesso già una rosa vasta e anche di qualità, adesso non si possono più accampare scuse. E io credo anche che
Conte possa essere l'alter ego della squadra che vincerà il campionato. È uno che sicuramente sa fare il motivatore oltre che l'allenatore, e quando uno è un motivatore come lui, probabilmente i risultati sicuramente vengono fuori. Ce n'è ancora una, Simone, no, poi di, hai ragione, perché io ho giocato con Conte 2 anni a Lecce in A in B, e a 19-20 anni era già allenatore in campo, era titolare, esordì con Mazzone a 16 anni e la qualità della sua personalità l'ha portata anche come allenatore, quindi è evidente questo. A me mi sta antipatico. Io parlo di Conte anche perché l'ho avuto come giocatore. Certo. Uno dei pochi giocatori, come lui potevo citare un altro, ad esempio Leo Junior del Torino, che tra il primo e il secondo tempo venivano nelle spogliatoie e davano suggerimenti all'allenatore su quello che poteva andare e non andare nella squadra. E questo qua praticamente già denotava le sue caratteristiche di possibile allenatore del secondo futuro. Secondo me si lamenta troppo. Secondo me, come c'è qualcosa che non va, no, si attacca ai fantasmi. Questo Antonio è un difetto di Conte. Ecco, è un difetto di Conte perché inizialmente, per esempio, ha detto che la società doveva prendere dei giocatori, cioè, giusto quello che ha detto, però non si dice, si dice nello spogliatoio o nell'ufficio del presidente. Esatto. D'accordissimo con te. Questo è, io, con me non l'avrebbe mai fatto, e da giocatore si manteneva nei modi giusti, nei termini giusti. Però all'inizio si è lamentato parecchio. Io per esempio, dirigente di quella società, avrei posto in essere un qualcosa di diverso che gli impediva anche di dire queste parole. Luciano, c'è sta Lamberto Leonardi che sta dando in escandescenze. C'è una domanda qua, se la fai quella mi arrabbio. Che ne pensi della Lazio? Di quella all'altra parte del fiume, smetti. Dura? Che ne penso? Di quella all'altra parte del fiume. La Lazio è una squadra, sicuramente la squadra che gioca meglio di tutti assieme all'Atalanta. Su questo, in questo momento non ci sono dubbi di sorta sulla cosa, però ed ha un vantaggio enorme, quello praticamente di non giocare nessuna competizione extra campionato. Non vale niente. Ed ha attualmente anche un vantaggio che può riposare più di tutti per questo effetto appunto di campionato che viene un po' traghettato in una maniera inconsueta rispetto a quella che era all'inizio. Sì, i favori del pronostico non lo so se li può avere, però certamente sarà la squadra che fino all'ultimo lotterà per il campionato, anche se io vedo sempre favorita la Juventus con l'Inter a ridosso. Ma se osserviamo la Lazio in questo momento, dobbiamo dire che la Lazio, con la difesa che ha, Acerbi dietro, lei va davanti, Alberto in mezzo, Immobile praticamente a segnare gol a ripetizione, penso che possa dire la sua. È entusiasta Simone Altobelli, ti sente che quello che dici è fa sì, è Vangelo, è Vangelo secondo Moggi. Allora Luciano, Vangelo no, però insomma, cioè, sta vicino, è la Bibbia, è un piacere ascoltarlo. Lui è un pozzo, sapere che ci sono. Senti, intanto c'hai un fan qua che non ti posso far vedere, ma sicuramente ti saluta, si chiama Giovanni Roberti ed è un tuo fan calorosissimo. Luciano, certo che sì, ti sente, ti do un abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, ti voglio bene e a presto. Ciao Lucio! Ciao! Allora, sei con te, stronzetto? Vabbè, ok, ormai l'hai fatta. Allora io direi andiamo in pubblicità, poi rientriamo con la gente, con voi. Ti sei allargato Spalletta, t'ho visto, hai fatto l'occhietto pure da... Non mi hai fatto fare una domanda? No, ma ci sei mai preparato prima. Io lo sapevo. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo, dai. Lì solo per depauperarti, per ucciderti, per ammazzarti, per sminuirti. Allora, se noi non siamo uniti, siamo carne di porco. Non si può fare come si è fatto fin oggi. Bisogna essere uniti nella passione. Perché non ho capito se uno... A me di pallotta non me ne frega niente, non mi frega niente di nessuno. A me mi frega della Roma.
tutto passa, la Roma resta. Se noi non partiamo con quest'idea, senza dire pro quello, pro quell'altro, pro de sopra, pro Roma, c'è solo Roma. Hai capito? E ti difendi anche. Io mi ricordo che tempo fa, quando c'erano giocatori pipponi, ma di quelli stratosferici, ma nessuno si permetteva di offendere uno che indossava quella maglia. Smetteva di giocare con la tua maglia e magari diceva guarda che pippa che ci abbiamo avuto, ma nel momento che c'era si difendeva. Un abbraccio, perché mi sono rimasti pochissimi secondi, un abbraccio forte e a vederti presto. Dovevi dire la tua. L'equilibrio sì, che non ci contraddistingue a Roma ormai è quello, è famoso in tutto il mondo, certo. Penso proprio. Noi non ci abbiamo, passiamo dal negativo al positivo nello spazio 24 ore. Tanta gente per esistere ha bisogno di sputare. Allora tu sai che quello esiste perché sputa. Comunque, perché uno che parla in maniera decente dice vabbè. Troppo veloce il pensiero, il giudizio, è certo, sbagliato. È così, certo che è sbagliato, hai ragione. Ci abbiamo adesso pure l'opportunità di riprendere un filo con il discorso europeo. Per me la squadra è attrezzata, insomma. E ne parleremo qualcosa giovedì prossimo. Vai, andiamo. Ci scrive Angelo Bartolini. Sì. Lasciamo lavorare in pace Fonseca. Certo. Se la nuova società dovesse decidere un cambio allenatore, ma perché non prendere allenatore in considerazione l'idea Alberto De Rossi? Ma perché secondo io me mi tengo avrebbe stretto Fonseca. Lo so, queste cose qua che sono da populismo, io mi tengo Fonseca, poi il resto è quello che è. Allora, intanto ricordiamo che domenica mattina dalle 8 alle 10 siamo su Centro Suono Sport 101.5, saluto la mia editrice radiofonica che è Romina Balducci, e poi vi ricordo che giovedì noi andremo in onda subito dopo il termine della partita. La Roma gioca alle 7, noi alle 9 qui precisi con Simone, con ovviamente ci stai pure tu Giacomo, sì, c'è anche Marco, c'è anche Lamberto, poi ci sarà pure qualcun altro di cui non sentiamo la mancanza, perché io stasera mi sono divertito, ci sta sempre Riccardo Antonelli, dico vero? Tu vero hai Simona? La qualità, come ha detto il nostro telespettatore, tu ami proprio la Roma, la ami, si sente. Ma lo devi fare, no? Parliamo d'altro. Deve cantare lo trasmetti, subito, e lo trasmetti. Perché tu mi vuoi bene da 30 rotti anni, questa è la realtà. Lambè, sei un grandissimo compagno di viaggio, non so cosa potrei fare in tutti questi anni senza di te. Grazie Marco, che anche lui si invecchierà come noi. Grazie a Giacomo, grazie a Simone. Ciao a tutti. Marco è un grande allenatore, occhio. Lo so che è un grande allenatore, è lui che non lo sa, io lo so. Un grande abbraccio alla nostra Eleonora Chimamonti, alla nostra Simona Novelli, a tutti voi che ci avete seguito, ai miei cameraman, a Leo là sopra. E che ci canti? Beh, un brano che tu praticamente sì, sono, quello sono che io già adoro, quello due mesi che mi chiedi. Sì, allora è vero. Io ho finito la base questa notte, non, ti non la so ancora a memoria, quindi do però, un canto da un vedrai che ti verrà bene. Guardate un po' che be canta. Ma se non sei da Roma, ma che campi a pa. Ci vediamo qua giovedì prossimo e domenica mattina 8:10 in radio. C'è anche lui, Simone. Ovviamente ci sarà anche, ci sei, no, Simo? Simone Altobelli, ci sarà anche Marco Piccirilli se non finge di allenare, ci sarà anche lui, Lamberto Leonardi e anche Giacomo Spalletta. Così. Guarda che luna, guarda che mare. Da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore vorrei morire, mentre la luna dall'assù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna.